il grande sì e il sì alla morte. Lo si può proferire in svariate maniere. Vi sono fantasmi diurni che sopraffatti dalla propria assenza vivono nell'ombra, camminano lungo le strade a passi felpati, senza rivolgere uno sguardo. Nessuna inquietudine nei loro gesti, né nei loro occhi. Poiché per loro il mondo esterno ha cessato di esistere, si piegano a tutte le solitudini. Attenti alla loro distrazione, al loro distacco, appartengono a un universo non dichiarato, che sta tra il ricordo dell'inaudito e l'imminenza di una certezza. Il loro sorriso fa pensare a mille sgomenti superati, alla grazia che trionfa dall'orrore. Passano attraverso le cose, trapassano la materia. Sono giunti alle proprie origini? O hanno scoperto in sé le fonti della chiarezza? Non c'è sconfitta, non c'è vittoria che li scuota. Indipendenti dal sole, bastano a se stessi. Sono illuminati dalla morte. Non ci è dato di identificare il momento in cui si opera, a danno della nostra sostanza, un processo di erosione. Sappiamo soltanto che ne risulta un vuoto in cui si installa gradualmente l'idea della nostra distruzione. Idea vaga, appena abbozzata. È come se questo vuoto si pensasse da sé. Poi, trasfigurazione sonora. Dal più profondo di noi sorge una nota che per la sua insistenza può paralizzarci oppure trasmetterci un impulso. Saremo dunque prigionieri o della paura al di sotto della morte o al suo stesso livello. Sarà la paura se questa nota perpetua il vuoto in cui è apparsa. La nostalgia se lo trasforma in pienezza. Secondo la nostra conformazione, vedremo nella morte sia un'eccedenza dell'essere. Essa, tuttavia, minaccia di soppiantare la nostra preoccupazione essenziale, solo in quanto, rifiutandoci di assimilarla come di esaurirla, la perpetuiamo in noi come una tentazione e la poniamo al centro della nostra solitudine. Un passo in più e ci trasformeremmo in viziosi, non già della morte, ma della paura della morte. Così è di tutte le paure che non abbiamo saputo superare. Distaccandosi dai motivi che le avevano prodotte, si costituiscono in realtà indipendenti, tiranniche.
Prima di minare la nostra percezione della durata, acquisizione tardiva, la paura intacca il nostro senso dell'estensione, l'immediato, l'illusione del solido. Lo spazio si assottiglia, si involva, diventa aereo, trasparente. La paura lo sostituisce, si dilata e subentra la realtà che l'aveva provocata, alla morte. Tutte le nostre esperienze risultano ridotte a uno scambio tra il nostro io e questa paura che, innalzati a realtà autonoma, ci isola in un brivido che non ha ragione di essere, in un tremito gratuito, al punto di farci correre il rischio di dimenticare che moriremo. Essa tuttavia minaccia di soppiantare la nostra preoccupazione essenziale solo in quanto, rifiutandoci di assimilarla, come di esaurirla, la perpetuiamo in noi come una tentazione e la poniamo al centro della nostra solitudine. Un passo in più e ci trasformeremo in viziosi. Non già della morte, ma della paura della morte. Così è di tutte le paure che non abbiamo saputo superare, dai motivi che le avevamo prodotte. Distaccandosi dai motivi che le avevano prodotte, si costituiscono in realtà indipendenti, tiranniche. Viviamo nella paura. Ed è così che non viviamo. Viviamo nella paura. Ed è così che non viviamo.